Salve, ladies and gentlemen, io sono Phoenix e bentornati nella Guerra del Nord. Pronti per finire di esplorare finalmente questa tomba, per cui procediamo da dove siamo arrivati l'altra volta. Ok, abbiamo un'altra ala, un'altra stanza, ancora ectoplasmi qua in giro. Manufatto dell'Overness. Allora. Dai, questa musichetta inquietante. Dio mio. Che è una cosa che non mi vedrete mai giocare, probabilmente è un horror, perché mi cago subito io. Cioè, potrei anche farlo, ma sì, andrei poco avanti. Penso che sia vivo. Avanti allora, lui. È ora di svegliarsi. Svegliati! Nessuna forza può prevalere contro questa malattia. A che servono le spade di fronte a questa peste? Cosa nel nome di Eradan? Sì, sono io, amico mio. Io ho fatto un sogno. Che cos'era quella storia riguardo una peste? Sono gli zombie? Io non lo so. Era come se fossi un'altra persona. Ricordo una peste e la disperazione. Una grande peste. Quasi 300 anni fa devastò il Dunedain di questa regione. Stavi condividendo i sogni di coloro per cui questa tomba è stata fatta. Beh, lasciamo che quei sogni rimangano con i morti. Non ne voglio altri. Te la sei passata male? Pensi di poter camminare? Ma se sono stato portato vivo in questa tomba, allora potrebbe essere lo stesso per Kiladon. Dobbiamo trovarlo. In effetti. Andiamo a fare. Sei abbastanza in forza da unirti a noi? Sì, penso di poter stare al vostro posto. Nuova gente che combatte, e vaia. Muoviamoci. È saggio il nostro amico. D'accordo, buono. Magari ora sarà un pochino più semplice le battaglie. Sempre se non mi abbandona qua. Sto infame. Avanti. Wow. Però in effetti forse se si incazzano è perché gli rompo tutti i set di arredamento. Potrebbe essere una possibilità. Sento la presenza di nemici. Oh! Quanti? No, sì. Bella lì. Polverizzato. Ottimo. Ah, baffi, ti entrano nel naso. Quanta gente. Vai. No. Non distrarti. Brava elfa. Ah, dannato Skype, avrei dovuto spegnerlo. O silenziarlo almeno. Ah, però forse lo sento solo io tramite il fiato. Speriamo. Vabbè, a parte che ormai lo sapete che mi stavano contattando, per cui anche se non si sentiva, ormai ho svelato il barbatrucco. Ah! Ok. Lei la... Voi ci siete? Sì, ci siete. Fantastic. No, un cazzo. Un cazzo è proprio. In effetti, prima di procedere, sarebbe meglio controllare quello che abbiamo trovato. Spada a una mano. No, dai. Proseguiamo così. Ed è posseduto?
Ehi! Senza colpirlo? No, non se lo segna. Però intanto eliminiamo tutti sti cosi. Sentite la mia ira, che disperazione! D'accordo. Via, 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 correre. Bravo, sei molto utile, tuo amico. Noi non lo possiamo ancora colpire, vero? Forse sì, così lo danneggiamo. Così. Ah, ah. Vai, vai. Ah, ah. Vai. No, picchia, picchia. Via, 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 via. Diamine. Ok, quando fa quell'attacco dietro le colonne. D'accordo. Stanno cedendo. Il che non mi piace. Tu, vabbè, ti avrei già eliminato se avessero preso i comandi. Quanta gente è morta in questa tomba? Così tu non sopravviverai. Ok, non capisco se è morto o co. Tu sì, sei morto. Dai! Ma dai! Vai, vai, picchiate, picchiate! Cristo, siete inutili! Meglio tu, coso, Ramingo, che ti credevo tanto simpatico e amichevole. Via! Amici? Bene, e ora si torna alla carica. Con te che sei già in piedi, senza sprecare altri attacchi. Ok, via. Serve un po' di cura. Ok, buona lì. Ah, sei tu. Ok, ora questo qua dovrebbe saltare qua da me. No! Sì, ok. C'avevo paura. Vai, 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 vai. Non ancora. Così. No! Sì. Grande così. No, bisogna di prendere oggetti. Raccogli, raccogli. Ah, frame. Mi dispiace, ah, d'accordo. È successo al tuo compagno. Tu starai bene. Prima i cavalieri neri, ora i fantasmi dei tumuli. Più di quanto gli uomini dovrebbero combattere. In effetti. Ma finché c'è vita c'è speranza. Grazie per l'interesse, ma starò bene. Devo a coloro che sono caduti di andare avanti meglio che posso. Abbiamo riunito alcuni ricchi tesori da questa tomba. Sicuramente.
solamente ne meriti una parte. Didi no. Servirebbe solo a ricordarmi tutto questo. Tenete voi ciò che avete conquistato. Ne hai passate molte. Forse dovresti venire con noi a Gran Burrone. Oppure possiamo portarti a Brea, non è lontano. No, sento che le forze mi stanno tornando. Presto sarò di nuovo me stesso e allora porterò il corpo di Kilaran via da queste tombe contaminate. Dovrebbe venire sepolto con gli altri suoi fratelli caduti al guado del sangue. È una missione nuova. Spero che lui possa riposare in pace. Addio. Ottimo, allora. Siamo saliti anche di livello, fantastico. Bene, possiamo aumentare. Partiamo. Questa volta con 3 alla resistenza, quindi salute e difesa. Ok, sì, facciamo così. Questo. Buono, abbiamo trovato anche un oggetto, vero? Uno spallazzo debole. Arma, uno scudo, ok, questo qua è parecchio danneggiato, quindi io finché non la riparo, sì, prima che mi si distrugga, penso, equipaggerei questa. E sono stupido, mettiamoci questo qui. 6% di genere e potere, vabbè, male non guasta, male non fa, sì, male non guasta, che non so più parlare, scusatemi. Yay! Buono, molto buono. E siamo arrivati a Gran Burrone? No, non credo. Sì, siamo arrivati. Che spettacolo. È bellissimo. Aragorn, da quanto tempo? E c'è anche l'agente Smith. Ah, maestro Elrond, permettimi di presentarti Farin di Erebor, un nano di grande valore. Indubbiamente, è un onore accogliere una persona così coraggiosa nella mia casa e anche i tuoi compagni. Ti sono grato per ciò che hai fatto a Fornost. Se le forze di Agandaur si fossero unite nella caccia, ci sono poche possibilità che io e i miei saremmo arrivati qui sani e salvi. Beh, non c'è di che. Allora, tanto. Prima, indaghiamo. Grazie. Sei tu il signore di questi luoghi? Sì, sono Elrond Mezzelfo, signore del rifugio di Imladris, o come lo conosci tu, Gran Burrone. Mezzelfo? Allora ci sono uomini fra i tuoi antenati? Dio, quanto mi piace sta cosa. Entrambi. Tutta questa... Nasire e Arendil. Lord, diciamo. Avevano dei padri che erano degli Edain, i più nobili degli uomini antichi. Loro e i loro discendenti sono chiamati Per. Che figata. Che significa mezzelfo. Quindi sei immortale come altri uomini? A ogni Peredil viene data una scelta, ovvero se diventare mortale o se accettare la vita degli Eldar, gli Elfi. Molto tempo fa io scelsi di far parte della razza degli Elfi. I miei figli si troveranno davanti alla stessa scelta. Beh, in effetti, chi sceglierebbe la mortalità? Io punterei a essere del popolo degli Elfi. Da questo punto di vista, cioè si sceglie tra umano o elfo. Però in realtà il cuore dei nani. Sono sorpreso che un nano riceva un benvenuto così caloroso nella dimora di un signore degli Elfi. Ci sono stati in passato conflitti fra i nostri popoli, ma tu sei una delle persone di fiducia nella linea dei Durin. Molto spesso la tua gente e la mia sono state alleate e amiche. Sono contento di vedere che sei arrivato qui tutto intero, Aragorn, ma non ho ancora idea del perché la tua missione fosse così urgente. Penso che sia ora di dire ai nostri nuovi amici in cosa si sta. Fa strano sentirlo con questa voce. Gandalf, dovevo sapere che eri coinvolto in questo in qualche modo. Infatti, ovunque ci sia. Ed è realizzato anche piuttosto bene. E si avverta la presenza del nemico, troverete Gandalf il grigio. Spiegherai tutto ciò che è accaduto. Peggio di Conan. Sono ansioso di sapere perché il nemico ha inviato i Nazgûl nella contea.
Questa spiegazione ve la siete più che guadagnata. Ditemi, cosa sapete del flagello di Isildur? Il flagello di Isildur è un altro nome per l'anello del potere. Giusto, l'anello del potere. L'unico anello, l'anello sovrano. Dopo essere stato perduto e quasi dimenticato per secoli, l'anello di Sauron è stato ancora una volta ritrovato. Diamine. Intendi dire che l'halfling che Aragorn ha salvato è entrato in possesso dell'anello dell'oscuro signore? Sì, questo spiega quei maledetti cavalieri neri. Ma cosa ne sarà dell'anello adesso? Non esiste un posto sicuro per l'anello. Nemmeno qui a Imladris. È un pericolo per tutti quelli che gli si avvicinano. Ci è rimasta solo una linea d'azione. L'anello deve essere distrutto. Per far questo, l'anello deve essere gettato nello stesso fuoco dal quale è stato... Figata, non pensavo che si intrecciasse così tanto con la storia del Signore degli Anelli. Hobbit, Frodo Baggins ha accettato di portarlo a... Sicuramente non intendi mandarlo lì da solo. No, certamente no. Verrà formata una compagnia di nove. Nove a piedi inviati contro i nove cavalieri neri di Sauron. In questa compagnia ci saranno rappresentanti di tutti i popoli liberi del mondo. Elfi, nani e uomini. E noi? Non possiamo fare nulla per aiutare? I Nazgûl e Agandaur sono minacce terribili. Dobbiamo sapere tutto il possibile sui loro movimenti prima della partenza della compagnia. Verranno inviati esploratori in ogni direzione per perlustrare le zone intorno al Gran Burrone. Il tuo aiuto in questa missione sarebbe molto utile alla nostra causa. Ok, quindi ci lasciate molto il compito marginale. Da dove dobbiamo iniziare? Agandaur è la nostra preoccupazione maggiore. Più che altro dobbiamo eliminare Agandaur. Anche se i Nazgûl sono nemici potenti, la loro missione qui al nord è abbondantemente chiara. Possiamo solo immaginare cosa stia tramando a Gandaur o dove sia andato dopo essere scappato da te. Sospetto che stia pianificando di muoversi contro di noi qui. L'odio di Sauron per gli elfi è molto grande e non scorda il ruolo che abbiamo giocato nella sua sconfitta durante la guerra dell'ultima alleanza. Se è la forza che cerca, potrebbe probabilmente trovarla fra gli Etelland. Tu conosci quella regione meglio di me. Cosa puoi dirmi delle Etelland? Le Etelland sono un contrafforte delle montagne nebbiose che si trova quasi direttamente a nord di Gran Burrone. È una regione selvaggia dal terreno molto accidentato, casa di molti troll e giganti. Che gioia! Io stesso ero nelle Etelland pochi giorni fa. Non ho visto tracce della presenza di Agandaur, ma non ho nemmeno incontrato troll. Già questo è preoccupante. È possibile che si stiano radunando in forze da qualche parte nelle lande. Se è così, non vogliamo che ci prendano di sorpresa. Andremo alle Etelland e vedremo cosa riusciremo a scoprire. Okay. Da ciò che ho sentito su di te da Aragorn e dai figli di Elrond, non mi aspettavo nulla di meno. Tuttavia, per arrivare fin qui, hai dovuto combattere duramente e fare molta strada. Prenditi tutto il tempo necessario per riposarti e rimetterti in forze prima di partire. Gli Erembrulli sono un posto pericoloso per chi è impreparato. Ottimo. Hai ospitalità a casa mia per tutto il tempo che desideri. Vediamo come siamo a tempi. Beh, più o meno ci siamo, per cui direi di magari esplorare un po' questa zona. E vedere un po' se possiamo fare qualcosa. Parla con Elrond. Ok, buono. Allora, intanto parliamo con questo fabbro Angmir. Sino in un ambiente estraneo si può star certi che un nano troverà la strada verso una fucina. Sei il benvenuto nella mia fucina, Farin di Erebor. Sembra che tu stia preparando qualcosa. Posso chiederti cosa hai in mente? Io e i miei colleghi fabbri ci prepariamo per un gran lavoro. Presto saremo chiamati a riforgiare la leggendaria spada Narsil. Nel frattempo ho affinato le mie abilità, praticando l'arte di impregnare le gemme grezze. Cosa puoi dirmi di Narsil, questa spada? La spada di cos'era Aragorn?
Narsil era la spada di Elendil, un potente signore dei Dunedain, che sfidò l'oscuro signore nella guerra dell'ultima alleanza. Impugnò la spada in battaglia contro Sauron, ma rimase ucciso e la spada venne rotta. Da allora i frammenti della spada sono stati un cimelio di famiglia della casata di Elendil. Doveva rimanere rotta fino al giorno in cui un erede di Elendil sarebbe andato in guerra per rivendicare la corona e il titolo di re. Quel giorno arriverà presto e la spada deve nuovamente essere integra. Dai, dimmi dell'impregnare gemme. Non impregnare. Semplicemente certi oggetti hanno delle virtù inerenti e un abile artigiano può, tramite la sua arte, incrementare tali virtù e legarle a un oggetto per trarne vantaggio. Le gemme grezze sono strumenti molto potenti per questo processo. Purtroppo è diventato difficile trovare le gemme grezze adatte. I crescenti problemi in tutta la Terra tengono lontani i viaggiatori e anche la nostra gente rimane più vicina a casa. Forse posso aiutarti in questo. Andrò presto in viaggio. Mi farebbe piacere avere il tuo aiuto. Ti darò un elenco dei tipi di gemme grezze che hanno tutte le gemme che ho venduto finora. Se raccoglierai le gemme, sono certo che potrò creare qualcosa che troverai utile. Diamine. Ma per poterle utilizzare, le gemme grezze devono essere della migliore qualità. Fortunatamente abbiamo come ospite un nano della montagna solitaria. Il suo nome è Gloin ed è esperto nella valutazione di gemme di ogni tipo. Dopo che le avrai raccolte, permettigli di esaminarle. Saprà dire se sono adatte. Quel Gloin? Durante i miei viaggi ho trovato alcune cose che potrebbero interessarti. Dai un'occhiata. Ah, questi sono manufatti dell'Ovest Ness, la terra perduta di Numenor. Gli uomini che hanno forgiato questi strumenti erano davvero... Qui ci sono le qualità per un'arma unica. Anche se questi elementi non sono mai stati parte di un singolo lavoro, penso che tu abbia messo insieme tutto ciò che mi serve per farlo. L'arma completata dovrebbe indubbiamente avere alcune qualità elfiche. Sì, sì. Cosa è il suo problema? Solo che in un lavoro di questo tipo è probabile che il prodotto finito rifletta la natura del fabbro che l'ha assemblato. Se per esempio quest'arma fosse terminata da un fabbro dei nani, la stessa potrebbe avere qualità differenti da quella che potrei creare io. Mi sembra giusto che sia un fabbro dei nani a fare questo lavoro per me. Come desideri, ti aiuterò se dovessi cambiare idea. Devo andare. Buono sapersi che dobbiamo tornare a Brea a parlare con il mastro nano per farci forgiare quest'arma leggendaria. Ottimo. Allora, tu... Osti, Legolas! Ma ciao! Non hai l'aspetto di un elfo di gran burrone. Scommetto che sei uno degli elfi silvani di Bosco Atro. Hai ragione. Sono Legolas, figlio di Tranduil. Vedi, lui è il re amaroso. E credo che tu sia un nano della montagna solitaria. Esatto. Sono Farin di Erebor. È strano incontrare qui un elfo silvano quando ne vedo raramente a casa. È vero. La distanza fra i nostri due reami non è grande. Tuttavia, sembra che abbiamo raramente a che fare con la tua gente. Davvero un peccato. Sarei contento se i nostri due regni stringessero legami di amicizia più forti. Sì. In questo sei insolito, Farin. Ma sono d'accordo. In questi tempi difficili sembra meglio un'alleanza che una guerra. Cosa ti ha spinto a un viaggio così lungo e pericoloso? Una missione spiacevole. Mio padre mi ha inviato per riferire della fuga di Gollum, una creatura che Aragorn aveva affidato alle nostre attenzioni. Cosa puoi dirmi di questo Gollum? Una patetica creatura che ha detenuto a lungo l'anello del potere. Il male dell'anello l'ha ridotta a un essere contorto e tormentato. Il suo unico pensiero è di recuperare ciò che le è stato tolto. Com'è riuscito Gollum a scappare? Sapevo che gli elfi silvani erano molto bravi a trattenere i prigionieri, ma questo è scappato. Non per mancanza di vigilanza, ma forse per la troppa gentilezza. A volte permettevamo a Gollum di vagare per la foresta sotto attenta scorta. Ma durante una di queste passeggiate, le guardie sono state attaccate dagli orchi di Dol Guldur. Che sfiga però! Nel trambusto, Gollum è scappato. Abbiamo seguito per molte leghe le sue tracce verso sud, fino ad arrivare vicino a Dol Guldur. Da lì
È diventato troppo pericoloso inseguirlo oltre. Così tornerai presto a Bosco Atu? No, sono stato prescelto per rappresentare gli elfi della Compagnia dell'Anello. Accompagnerò l'Halfling, Frodo Baggins, nel suo viaggio verso sud. Sembra un po' strano che con una casa piena della sua gente da considerare, Elrond abbia scelto te, un elfo silvano, per rappresentare gli elfi nella Compagnia. Ho chiesto questo privilegio ed Elrond non me l'ha rifiutato. Ho la sensazione che sia stato sollevato all'idea di non perdere nessuno della sua casata in questa impresa. Avrà bisogno di tutte le sue forze se il nemico dovesse muoversi contro Imladris. Perché ti sei interessante? In parte per fare ammenda per la perdita di Gollum, ma soprattutto perché questo sarà il capitolo finale della nostra lunga battaglia contro l'oscurità. E voglio dare il mio contributo alla nostra vittoria finale, o quantomeno essere in prima linea per il nostro ultimo atto di sfida. Buona fortuna a te, Legolas. Buono. Oh! Allora, vediamo. A logica, vediamo cosa c'è qua giù. Arwen, osti. Maegovannon, ben trovato e benvenuto. Poi ci sarebbe da fare un episodio da un'ora soltanto per parlare con tutti. I miei ringraziamenti. Sono molto onorato. La gente di Durin è la benvenuta qui. Hai corso un grave pericolo e ci hai dato un urgente avvertimento di una nuova minaccia al nord. Per questo ti onoriamo, Farin. Non è stato niente. È gentile da parte vostra, popolo fatato, accogliere un nano. Mostri la modestia degna di un eroe. Estelle e i miei fratelli hanno parlato benissimo del tuo coraggio a Fornost. E ti ringrazio per la tua parte nell'assicurare il ritorno dei miei fratelli sani e salvi. Ti prego, tranquillizzati e riposa un po' nelle nostre sale. Troverai tutto ciò che il tuo cuore può desiderare, che sia cibo, bevande, canzoni o racconti. Resterei volentieri per un lungo periodo al Gran Burrone, ma sì. Elrond ha dato a me e ai miei amici il compito di perlustrare le Etellande. Sarà meglio partire presto. Allora non ti tratterrò, ma potremmo esserci utili a vicenda. Sto aiutando mio padre a preparare una pozione nota come Mirubor. Un sorso di Mirubor può rimettere a nuovo il cuore e l'anima e portare nuovo vigore alle membra affaticate. Sono a corto di alcuni ingredienti rari che si trovano nelle Etellande. Se ti dessi un elenco degli ingredienti, forse potresti portare quelli che trovi mentre esegui la tua missione. Certamente. Con abbastanza ingredienti, ti restituirò il favore preparando una fiasca in più che potrai avere per tuo uso. Nessun problema. Un'offerta generosa da Marwen. Cercherò quello che ti serve e te lo porterò una volta finito di perlustrare in giro. Olà! Allora, di qua dove mi fa andare? No, mi sa che usciamo dal posto. Per cui continuiamo di qui. Vediamo. Allora, noi quella zona là l'abbiamo fatta, quindi scendiamo giù di qua. Qui. Chi c'è? Dovrebbe essere Bilbo. Salve. Sono sempre felice di incontrare un nano e uno della montagna solitaria, se non mi sbaglio. Grande sì, Bilbo. Io sono Farin di Erebor e ci siamo già incontrati, Bilbo Baggins. Davvero? Oh, temo di non ricordarlo, dovrai perdonarmi. Sono diventato smemorato ultimamente. Ci siamo incontrati alla tua ultima visita a Erebor. Credo che fosse circa 20 anni fa. E prima di allora ho avuto l'onore di condividere il campo con te alla battaglia dei 5 eserciti. Che figata! Questo è stato il mio primo vero assaggio di una battaglia. Ero poco più di un ragazzo al tempo, ma è stato un giorno glorioso. Che spettacolo! Sì, Dio mio, che spettacolo! La battaglia dei 5 eserciti. Una brutta storia. Personalmente sono felice che quei giorni siano alle nostre spalle, ma d'altra parte sembra che non lo siano. Tutto sembra indicare che abbiamo tempi oscuri davanti a noi. Parlando di questo, mi è stato detto che tu e i tuoi amici avete fatto molto per aiutare il mio Frodo e il Dunadan a raggiungere Gran Burrone sani e salvi. Dovrai raccontarmi tutto uno di questi giorni.
così potrò scriverlo in modo appropriato. È un onore parlare con te, signore. Il tuo nome è riverito dalla mia gente come le tue gesta eroiche. Oh, tutto molto esagerato, ti assicuro. Beh, naturalmente c'è stato l'incidente in cui ho affrontato il drago Smaug e ho salvato Thorin Scudo di Quercia e i suoi compagni dai ragni di Bosco Atro, oltre ad averli salvati dalla prigionia nelle sale del re. Ti sta un po' vantando? Oh, sì. Sono stati giorni grandiosi. È certo che non avremmo riconquistato la montagna solitaria senza il tuo aiuto. È per questo che, quando ho sentito che la tua terra natale era forse in pericolo, ho scelto di venire a ovest per aiutare nella sua difesa. La maggior parte dei miei compagni non ha idea dei sacrifici che altri hanno fatto per la loro sicurezza, ma chi di noi lo sa è grato, più di quanto possa esprimere. L'ho scritto tutto al riguardo, quindi forse un giorno, presto, lo verranno a sapere. Quindi sei un cronista, oltre che un eroe. Un cronista? Oh, nulla più di uno scribacchino entusiasta, in realtà. La storia è solo uno dei miei interessi. Ultimamente ho lavorato per lo più alla poesia. Senti, forse potresti aiutarmi in questo. Sto scrivendo una poesia per Aragorn e sono un po' bloccato su un paio di versi. Dai, proviamoci. Davvero? Beh, allora fammi sentire. Sì, mi chiedo scusa, ma verrà lunghetto questo episodio. Molto bene, molto bene. Il verso che mi sta dando problemi fa così. La luce si è riaccesa in occidente. Emerge di Mladris dal cuore. Le speranze risorgono che era spente. Dal cuore brandisce una spada come l'ore. Per sfidare. La luce si è riaccesa. Sì, si è riaccesa in occidente, emerge in una lista dal cuore, le speranze risorgono che erano spente. La luce si è riaccesa in occidente, emerge dall'Adris dal cuore, le speranze risorgono che era spente, per sfidare degli anelli il Signore. E non è affatto male, no? Forse posso lavorarci. Hai mancato la tua chiamata, amico mio. Forse dovresti posare le armi e prendere una penna. Temo che il nemico non verrà fermato dalla poesia. Temo che tu abbia ragione. Ma dato che queste vecchie mani non sono molto utili con una spada, continuerò con la penna, anche se avrò bisogno di aiuto. Forse potresti mostrarlo a Dama Arwen. Lei possiede il dono del suo popolo con le parole, e questo la tocca nel profondo, dopo tutto. D'accordo, dai, lo facciamo pure questo. Ah, grazie infinite. Assicurati di porgere... Certamente. Lo farò di certo. Ok. Glowin. Allora, prima andiamo un attimo da Arwen. Sì, no, ormai voglio parlare con tutti in questo episodio, anche se verrà lunghettino. Male che va, lo taglierò in due parti, o vediamo. Ben trovato, Farin. È gentile da parte tua farmi di nuovo visita. I miei pensieri vanno spesso a... Continuo a preparare il Mirovor, ma sono preoccupata per le nostre scorte in diminuzione. Un secondo e te lo porterò. Bilbo ha chiesto aiuto con una poesia. Amo abbastanza la poesia dei nani. Ma questi versi elfici sono oltre la mia portata. Chiede il tuo aiuto, affermando che l'argomento ti sta molto a cuore. Allora deve essere su Estel. È appassionato nello scrivere versi in onore del suo buon amico, e quindi viene spesso da me per consiglio. Puoi lasciarla a me, Farin. Ci penserò su e gli risponderò io stessa. Hola. È un sollievo. Non è cosa da nano scrivere versi sui re degli uomini. E in ogni caso, ho poco tempo da dedicare alla poesia. Col tuo permesso, dama, dovrei andare. Addio. Ottimo, 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 ottimo. Adesso andiamo a parlare con Glowin, che ho visto laggiù. Ah, non posso scendere da qui. Peccato. Ah, c'è anche Frodo laggiù. Ciao!
Farin, ragazzo mio, per la mia barba, è un piacere rivederti. Quando hai lasciato Erebor per fare la guardia alla contea, Gimli e io temevamo di non rivederti mai più. Che bella Ora barba ho che ho sentito che hai combattuto con i Ramingi nella battaglia contro i Nazgûl al guado del Sarn e hai vinto un capitano degli orchi a Fornost. Ottimo lavoro. Non posso prendermi tutto il merito. Avevo Andriel, un'elfa di gran burrone, e il Ramingo Eradan a coprirmi le spalle. Mi ricorda i vecchi tempi, quando nani, elfi e uomini combatterono insieme nella battaglia dei cinque eserciti. Non lasciamo fuori le aquile. Ci sono state di grande aiuto. Ben detto. La ricerca di Thorin e la battaglia dei cinque eserciti sarebbero finite in un disastro senza l'aiuto delle aquile. Sei fortunato a esserti conquistato l'amicizia di creature tanto nobili. La tua vita potrà benissimo dipendere dalla scelta degli amici di qualunque razza siano. E inoltre, non farebbe male distrarre un po' Sauron. Se gli facessimo ripensare ai suoi piani per la conquista del Nord, a lungo termine sarebbe solo di aiuto a Frodo. E anche il mio pensiero sulla faccenda. Un piccolo difetto che guasta una cosa ottima come è stato. Solo che questo difetto sarà mortale. Agguerrito? Ed è ora di occuparti dei tuoi affari. Addio e buona fortuna a te. Ok, cioè, quanta freddezza. Mi aspettavo qualcosina in più, magari un regalo, non lo so. Allora, qua cosa abbiamo? Gimli. Oh, ciao, bello. Gimli, figlio di Gloin. Questo è un incontro felice. Ma cosa ti porta a Gran Burrone? Cos'è successo di bello o di brutto da quando ho lasciato la montagna? Sì, ed è un piacere rivederti, compagno. Ho saputo delle tue gesta al guado del Sarn e a Fornost. Cantano le tue lodi qui. Dopo che sei partito per aiutare a proteggere la contea, il sinistro messaggero da Mordor è tornato di nuovo con altre minacce. Re Dain ha pensato che fosse meglio chiedere consiglio a Elrond. Ha scelto il Gloin per parlare per lui. Quando mio padre partì, rifiutai di venire lasciato indietro come era successo con l'impresa di Thorin. Eri un bambino quella volta. Eserciti, mentre io venni lasciato ad aspettare accanto al focolare. Beh, non stavolta. Vado con l'hobbit Frodo e i suoi 9 scelti, anche se uno di loro deve essere un elfo silvano. Hai la fortuna di portare l'onore dei nani in questa impresa. Quando parti per il sud? Non partiremo fino al ritorno degli esploratori di Elrond. Sono andati in tutte le direzioni in cerca dei Nazgûl, nel caso qualcuno fosse sopravvissuto all'alluvione del fiume. Ma stanno anche vigilando per altri pericoli. Mi sono offerto volontario per questa missione. Io e i miei amici dobbiamo cercare nelle Etellande indizi su ciò che questo Agandaur potrebbe stare tramando. Bene, bene. Non mi piace. Mi ricorda troppo il Cavaliere Nero che hanno mandato alla nostra porta a chiedere notizie di Bilbo. Beh, non tardare, compagno. Prima torneranno gli esploratori, prima il gruppo potrà partire. D'accordo, perfetto. La strada per Mordor è lunga e difficile, ma terrò fede al mio giuramento. Anche se tutti gli orchi della Terra di Mezzo mi ostacolassero. Tuttavia, sarebbe meglio avere solo il sud di cui preoccuparsi e non anche il nord. Tranquillo, lascialo a noi. Abbiamo ucciso un capitano degli orchi e scacciato Agandaur dalla sua fortezza. Cosa ti preoccupa in relazione al nord? Prima di partire, abbiamo saputo che Mordor stava mettendo sull'allerta gli Esterling. Ma se saranno tanto sciocchi da muoversi contro Re Brand di Dale, troveranno Re Dain di Erebor rapidamente al suo fianco. A ogni passo venendo qui abbiamo sentito voci di nuovi raduni di orchi, goblin e creature peggiori. E anche se chi ha paura conta il doppio dei nemici, queste voci potrebbero avere fondamento. Tu hai trovato tali nemici a Fornost. Quando Sauron colpirà, sarà più di una terra a sentire la sua ira. Temo per la contea e per Gran Burrone, ma il mio cuore riposerebbe meglio se sapessi che tu continuerai a vegliare su di loro. Se Farin della montagna solitaria difende il nord, allora nessun nemico può prevalere. Non chiedi molto.
ma i miei amici e io faremo ciò che possiamo. Se tu puoi portare l'onore dei nani nella tua impresa, io non posso fare di meno qui. Hai la mia parola. Ottimo, 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 ottimo. Bello, veramente bello sto gioco. Adesso dunque, parliamo un attimo con Frodo. Ciao, tu sei Farin, giusto? Io è brutto come l'originale. Speravo di avere la possibilità di parlarti. Addirittura. Sì, tu devi essere Frodo Baggins. Aragorn e Gandalf mi hanno parlato di te e del fardello che porti. Mi hanno detto lo stesso di te. Volevo ringraziare te e i tuoi amici per tutto ciò che avete fatto per tenerci al sicuro nel nostro viaggio verso Gran Burrone. È un piacere, ragazzo. Sono felice che siamo stati d'aiuto, specialmente dopo aver saputo quanto era vitale il nostro compito. Sembra che debba dei ringraziamenti a tutti. A te, Aragorn, Elrond. Senza l'aiuto di ognuno di voi non sarei qui adesso. Questi sono tempi pericolosi. Se ci si avventura lontano nella terra selvagge, è certo che si incontreranno guai. Questo l'ho imparato fin troppo bene. Speravo che il pericolo cessasse una volta raggiunto Gran Burrone. Mi sembra che sia solo all'inizio. Spero di trovare il coraggio di affrontare la strada che ho di fronte. Fatti coraggio, Frodo. Avrai persone tenaci insieme a te. Aragorn e Gandalf non ti porteranno fuori strada. Sì, non riesco a pensare a una coppia migliore da avere con me in caso di pericolo. Beh, in effetti, di Gandalf e Gran Passo. Beh, c'è anche Gimli che sa il fatto suo. Andare da solo nel buio. C'è una forza nascosta dentro di te, come in tutti quelli della tua razza, sembra. Penso che ci renderai tutti orgogliosi. Buona fortuna a te e a tutti coloro che viaggeranno con te. Beh, pare che abbiamo finito. Parla con... Ok. Come non detto, come non detto. Perdonatemi. Ah, ok. I due elfetti. Il sole splende e tutto è in pace. Molto diverso dal sangue e dalla polvere di Fornost, vero? Sì. Tu e i tuoi compagni vi siete comportati molto bene là. Doppiamente le cose potevano andare male per noi se tu non fossi stato lì. Ti sei guadagnato un po' di tempo per riprenderti dalle fatiche della battaglia e del duro viaggio. E credo che per rinfrancare il corpo e lo spirito non troverai un posto migliore di questo, la nostra casa. È certamente un posto piacevole, ma ho già promesso di esplorare le Tenland in cerca di qualsiasi traccia del nemico. E tu? Non mi sembri il tipo che resta a lungo senza fare nulla. Decisamente no. Dobbiamo partire presto per una missione simile alla tua. Viaggeremo verso sud in cerca di tracce dei Nazgûl o di altre minacce. Aragorn ci accompagnerà almeno per parte del viaggio. Beh, addio, ragazzi, e che la fortuna sia con te. Ok. Vediamo qua. Ok, abbiamo lui. Con cui non abbiamo parlato, mi pare. Salve a te. Molte volte in passato ho accolto i tuoi compagni nella mia casa. Il legame fra le nostre razze è stato scosso in alcuni periodi, ma non è mai stato spezzato. Prima d'ora ho sempre riposto la mia fiducia nella gente di Durin e non l'ha mai tradita. Hola. Sarai sempre il benvenuto qui a Imladris, amico mio. Tuttavia sono sicuro che non sei venuto qui solo per scambiare cordialità. Non è il modo in cui si comportano i nani. Hai delle domande per me? Sì. Ho trovato questo rotolo a Fornost. Penso che forse dovresti dargli un'occhiata. Una decisione saggia. Questo è scritto nel linguaggio nero di Mordor. Una lingua che non pronuncerò qui. Allo scopo di istruire il lettore all'uso delle stregonerie oscure. Abbiamo affrontato orchi a Fornost che hanno usato incantesimi contro di noi. Allora sembra che sia stato già usato. È una notizia terribile. L'oscuro signore è maestro della negromanzia e di altre orribili stregonerie. Ha insegnato questi abomini a uomini in passato, ma mai, che io sappia, a orchi.
Ottima cosa che abbiamo preso questo, allora. Che cosa ne farai? Come minimo distruggerò questo rotolo. Ma aspetta, qui scopro di più. Ascolta cosa c'è scritto qui. Scritto per mano di Agandaur, discepolo del grande signore Sauron, per dare i poteri al suo servitore Wulfrun e agli altri suoi fedeli che si dimostrano degni. Non parlerò più di queste impietà, ma dice che questo rotolo è uno di 7 opere simili. Quindi ne esistono altri 6 di questi affari maledetti. Forse potremmo trovarli tutti. Sarebbe un grande servizio alla nostra causa. Se dovessi recuperarli tutti, recuperandoli tutti non ci saranno più orchi maghi dopo. Distrutti. Vuoi contarci? Bene. Nel frattempo ti prego di accettare questo come ringraziamento per aver portato questo fatto alla mia attenzione. Forse ti sarà utile nei tuoi viaggi. Ottimo, ottimo. Un'ultima cosa. Ho trovato questo libro nascosto tra le rovine di Fornost. Sembra molto antico. Dopo controlliamo cosa abbiamo ottenuto. Questa è una scrittura di un genere completamente sano. Non è stato fatto da un servo di Sauron, ma piuttosto dagli uomini di Arthedain, probabilmente prima della caduta di Fornost. Potresti avere ragione, perché l'abbiamo trovato in una camera che era sigillata da lungo tempo. Riesci a decifrare qualcosa dello scritto? Esatto. Sembra un diario personale. E qui c'è un nome inciso. M-A-L... Ehi! Sembra essere opera di Malbeth, il veggente di Arthedain. Malbeth? Mai sentito. Molti della razza dei Dúnedain hanno il dono della preveggenza, ma nessuno più di Malbeth predisse la distruzione finale del regno di Arthedain, che cadde esattamente come aveva predetto. Esaminerò quest'opera con attenzione. Chissà quali altre visioni sono qui riportate. Potremmo trovarvi qualcosa che ci sia utile in questi periodi agitati. Hai fatto bene a portarlo a me. Prendi questo come ringraziamento. Grazie. Lieto di essere stato utile. Grazie a te. Ok, allora qua abbiamo Aragorn, però prima. Cosa possiamo? Robustezza. Salute per 2, costa del potere abitare il 80%, i nemici colpiti non hanno mai colpi a distanza, restano storditi, i nemici che colpiscono il giocatore vengono a loro volta feriti. Assolutamente. D'accordo. Qua cosa abbiamo? Chiede 20 volontà, proprio un 4 resta 5 salute e 1 rifletti danni. Anello chiar di stelle, forza e volontà. E noi ci prendiamo questo. Ah, abbiamo anche la ricompensa del tipo di prima. Vabbè, io prenderei questa. Tanto per. Ok, allora, equipaggiamento. Abbiamo un anello. Possiamo sostituire subito con questo. E altro. Direi di questo. Perfetto. Parliamo con Aragorn. Farin, sono contento che tu sia qui. Sento di doverti delle scuse. Quando mi hanno detto che un nano si era presentato ai confini della contea chiedendo di unirsi ai Dúnedain nel loro servizio di guardia, ero sospettoso. Addirittura. Diedi istruzioni a Albarad di tenerti attentamente d'occhio temendo che fossi una spia. Chiaramente la sua fiducia in te è cresciuta e dopo tutto ciò che hai fatto, anche la mia. Sono spiacente di aver dubitato di te. Tranquillo. Scuse accettate. Sembra che spesso vi sia diffidenza nei confronti di noi nani. Non sembra molto giusto, ma immagino che voi Raminghi abbiate buoni motivi per sospettare degli stranieri. Forse, ma dovremmo anche ricordarci che ci sono altri nel mondo disposti ad essere d'aiuto. Sono contento che tu abbia scelto di farlo.
Così, adesso vai a reclamare il trono di Gondor? Soprattutto vado per aiutare Frodo a completare la sua missione. Perché a meno che l'anello non venga distrutto, Gondor cadrà presto, re o non re. È saggio quest'uomo. Buona fortuna a te. Ottimo, ottimo, ottimo. E abbiamo finito. Non ho visto Gandalf. Però, vabbè, dai, in caso me lo cercherò per conto mio. Ah, è qua. Come non detto, ciao Gandalf. Ah, Farin, è gentile da parte tua venirmi a trovare. Sei un nano robusto, come tutta la gente di Durin. E le tue gesta coraggiose hanno dimostrato il tuo valore. Abbiamo avuto una delle grandi aquile a darci una mano, un artiglio a forno. È stato anche davvero molto utile. Stavo pensando che potrebbe aiutarci a liberarci dell'anello. In effetti. Non ti biasimo per pensarla così. Perché non scongiurare un passaggio da un'aquila, volare lontano a ovest e lasciar cadere l'anello nella parte più profonda del mare? Queste idee sono state discusse al consiglio di Elrond. Ma ci sono molte cose nelle acque profonde, e mari e terre possono cambiare. Non possiamo pensare soltanto al nostro tempo. Dobbiamo distruggere quell'affare per sempre. Un hobbit non sarebbe un fardello per un'aquila. Mandali dritti a Montefato e il problema è risolto. Davvero? Così semplice? Pensi che una creatura così possente come una delle grandi aquile potrebbe semplicemente volare a Mordor e sfuggire all'occhio che non dorme mai? Non ti incazzare, no, però, dai! Tutte le aquile delle montagne nebbiose potrebbero opporsi a Sauron e al pieno potere dei suoi spettri dell'anello. Sarebbe una follia. E, tra l'altro, le grandi aquile prendono ordini da noi. Vero? Però, senza arrabbiarsi. Sì, scusami. Stavo solo pensando al povero Frodo. E vorrei che ci fosse un modo per risparmiargli un viaggio nel cuore del reame oscuro del nemico. Sei buono di cuore, e vorrei che potesse essere così. Abbiamo discusso molte idee del genere. Io avevo persino pensato ai draghi. C'è stato un tempo in cui il fuoco di un drago poteva distruggere un anello del potere. Ma anche se il più possente dei draghi antichi, Ancalagon il Nero, fosse vivo oggi, il suo fuoco non basterebbe a distruggere l'unico anello, l'anello di Sauron. No, non c'è altro modo. Frodo deve andare a Montefato. Bello, molto bello questo approfondimento. Tu hai un nemico contro cui combattere, a Gandalf, ed è impossibile sapere quali alleati e poteri sta radunando. Quest'amante degli orchi, Agandaur. Anche se non so nulla di Agandaur, ho visto esseri come lui in altri momenti in terre lontane. Probabilmente è un Numenoreano nero, è un maestro della stregoneria. Beh, non sembra una buona cosa. Proprio quello che ci serve. Uno stregone con un rancore di 5.000 anni contro tutti i popoli liberi. Chi può dire quali promesse Sauron gli ha fatto? Forse persino un anello suo? Come minimo, Agandaur si aspetta di governare tutto il nord. Sarebbe un tiranno crudele. Sì, penso anch'io. Cercherà gli elfi per distruggerli completamente. Hobbit, uomini, nani, chiunque sopravviverà verrà reso schiavo. E lui erigerà un regno di ferro nel nord, in derisione dell'antica gloria di Arno. È questo il suo sogno oscuro. Non deve accadere mai. Concordo. Ho delle cose che devono essere fatte. Addio, Gandalf. Bye bye. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Per cui direi che per oggi siamo dilungati fin troppo. Scusatemi. E alla prossima. Ciao ragazzi.